Per prima cosa vado a tagliare a fette una melanzana. Io sto usando queste qui tonde, che adoro, ma voi potete tranquillamente usare una melanzana di quelle lunghe viola. Vado a sovrapporle e le taglio prima per il lungo e dopodiché vado a tagliare dei dadi. Dopo aver tagliato le melanzane a dadini, ho messo a scaldare dell'olio extravergine d'oliva in una padella. Adesso aspetto che si scaldi per cuocere le melanzane. Eccolo qui, pronto l'olio, posso aggiungere le melanzane. Le sistemo bene. Faccio cuocere finché non si saranno dorate. Nel frattempo ho anche già preparato del sugo di pomodoro semplicemente con aglio, olio e un po' di basilico. Mentre aspetto che cuociano le melanzane, taglio a dadi un fior di latte, oppure se preferite anche potete utilizzare la mozzarella ben sgocciolata oppure una provola affumicata, quello che più gradite. A me piace molto il fior di latte. Ecco pronto. Eccole qui, pronte le mie melanzane, posso andare a sgocciolare un po' l'olio. E le togliamo. Qui, pronte le mie melanzane, sono andata ad assorbirle un pochino con una carta assorbente. A questo punto sono andata ad eliminare l'olio dove l'olio di cottura delle melanzane. E nella stessa padella vado a mettere un po' di pomodoro, sugo di pomodoro che ho preparato in precedenza, nel quale vado ad aggiungere le melanzane e amalgamo. Aggiungo ancora un altro mestolo di sugo di pomodoro, quasi a ricoprire completamente le melanzane. Sistemo di sale, amalgamo un pochino, aggiungo poco sale perché in precedenza nel sugo di pomodoro l'avevo già aggiunto. Aggiungo subito anche i dadini di mozzarella, fior di latte che utilizzo io. Amalgamo bene il tutto. Come ultimo passaggio vado a spezzettarci all'interno una foglia di basilico. Voilà! Copro e lascio che la mozzarella si sciolga. Nel frattempo ho anche messo l'acqua per la pasta, aggiungo la pasta e la lascio cuocere. Ecco qui, pronta la pasta, l'ho scolata lasciando da parte dell'acqua di cottura. A questo punto vado ad aggiungere le mie melanzane filanti e vado ad amalgamare bene il tutto. Se ce ne fosse bisogno aggiungo un po' d'acqua di cottura. Ed eccola qui, la mia pasta con melanzane filanti è pronta per essere gustata. Infine ci ho messo su un po' di parmigiano grattugiato e una bella foglia di basilico ed eccola pronta per essere gustata. E niente ragazzi, io spero che questa ricetta vi sia piaciuta. Se provate a farla in questo modo, scrivetemi tutto nei commenti oppure taggatemi in Instagram con le vostre foto. E se non siete ancora iscritti al canale, iscrivetevi e attivate la campanella per non perdervi i miei prossimi video. Io vi mando un bacio e ci vediamo al prossimo video. Ciao! Yeah.